pensava che il gruppo Volkswagen avesse il gusto della sovrapposizione avrà confermata questa sua teoria. Dopo la Seat Ateca, che sembra un po' un doppione della Volkswagen Tiguan, adesso arriva anche la Skoda Kodiaq. Skoda Kodiaq che arriva nel segmento delle SUV di classe intermedia, però è una vettura molto grande rispetto alle concorrenti, è più corpulenta, lunga 4,70 m ed è la best in class per quanto riguarda l'abitabilità posteriore e anche per quanto riguarda la capacità del bagagliaio. I motori sono, c'è un benzina e due turbo diesel, chiaramente saranno i turbo diesel che avranno il maggior seguito sul mercato italiano, arriverà a fine del 2016 e il prezzo d'attacco sarà sotto i 25.000 euro. Skoda ama distinguersi per le soluzioni furbe che contraddistinguono altri modelli. Sulla Kodiaq compare per la prima volta questa paratia mobile, questa guarnizione che quando la portiera si apre fuoriesce ed evita contatti fra la lamiera e la parete del box piuttosto che di una vettura parcheggiata a lato, che sono sempre estremamente fastidiosi. Non è un'anteprima assoluta, però la Skoda è l'unica ad offrirla di serie su tutte e quattro le portiere. Per chi avesse dei dubbi, si chiama Kodiaq, ma non pensate al personaggio dei telefilm degli anni 70, il detective, perché Kodiaq è una razza di orso bruno grande come grande effettivamente questa vettura.